votanti 47, di cui 46 voti favorevoli e un astenuto. Quindi c'è il numero legale, 47 rappresentano 2.242.894 cittadini rappresentati, quindi la votazione è valida. La conferenza con 46 voti favorevoli, rappresentativi di 2.238.000 abitanti ed un solo astenuto, la Conferenza Metropolitana ha dato il via libera all'adozione definitiva dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli. La carta fondamentale del nuovo ente è stata approvata al termine della seduta della conferenza, composta da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana, tenutasi questo pomeriggio nell'aula consiliare di Santa Maria la Nuova a Napoli ed appena conclusasi. Per essere approvato il documento doveva ricevere il sì di almeno un terzo dei comuni, 31 rappresentativi però della maggioranza della popolazione residente, quindi di almeno 1.527.000 abitanti. In apertura dei lavori il sindaco metropolitano Luigi De Magistris ha ricordato che lo statuto è stato redatto dopo un percorso complesso dalla commissione statutaria nominata all'interno del Consiglio Metropolitano, organo che ne ha poi approvato lo scorso 14 maggio all'unanimità la proposta. Ad illustrare il documento all'Assemblea è stato invece Domenico Tuccillo, nella doppia veste di presidente della Commissione e di membro della Conferenza in quanto sindaco del comune di Afragola. Al dibattito sono intervenuti, presentando proposte, i sindaci di Lacquameno, Portici, Scisciano, Nola, Pomigliano d'Arco, Casamarciano, Meta di Sorrento e Melito, proposte che il sindaco De Magistris, che ha presieduto la seduta, si è fatto carico di presentare al Consiglio Metropolitano per verificarne la possibilità di recepimento del testo. Giornata molto importante, perché la Conferenza Metropolitana dei Sindaci ha dato il via libera definitivo allo Statuto. Adesso lo Statuto comincerà a vivere, c'è bisogno di un regolamento, può essere, probabilmente deve anche essere migliorato, però credo che sia un giorno importante, fondamentale per la nostra città metropolitana. Noi stiamo lavorando già da alcuni mesi in condizioni difficili, anche in pochi, adesso la squadra si allarga sia come consiglieri metropolitani sia con la conferenza metropolitana, sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro e dare un servizio sempre migliore ai nostri concittadini e alle nostre comunità. Lei adesso procederà con l'assegnazione delle deleghe? Credo che nei prossimi giorni si procederà all'assegnazione delle deleghe proprio per allargare la squadra, per aiutare il lavoro quotidiano di gestione di un territorio enorme con mille problematiche.